La regione Campania, guidata dal presidente Vincenzo De Luca, come aveva già anticipato, ha proposto la sintesi dei contenuti delle documentazioni inviate al TAR Campania in relazione all'ordinanza di chiusura delle scuole. Secondo la regione Campania, nessuna violazione sul decreto legge numero 111 è stata fatta, risultando, si legge in una nota, provata una condizione di eccezionale e straordinaria necessità attestata tra l'altro dall'RT di ospedalizzazione para 1.78 che indica il raddoppio dei ricoveri Covid in un arco di una settimana, l'esaurimento dei posti letti pediatrici Covid nella regione con popolazione più giovane d'Italia, il blocco già decretato delle attività sanitarie di elezione. Inoltre la regione ha anche previsto un certo esaurimento di posti letto di degenza Covid nel periodo breve in mancanza di misure immediate. Secondo l'ente guidato da De Luca, le misure nazionali non sono fondate sul parere tecnico-scientifico del CTS che non è stato convocato, contrariamente, si legge nella nota della regione, a quanto richiesto da tutte le regioni. Al contrario, afferma ancora De Luca, l'ordinanza regionale è fondata su un'istruttoria tecnica che tiene conto dei dati più aggiornati della cabina di regia nazionale, delle valutazioni dell'unità di crisi regionale, della richiesta di preside e sindaci che segnalano criticità non risolvibili a breve. Sono diverse le argomentazioni portate avanti dalla Regione Campania che riguardano anche le misure previste dal decreto governativo, ritenute inattuabili e del tutto virtuali, almeno nel territorio regionale della Campania. E poi è anche rimarcato che in caso di sospensione dell'ordinanza, quella emessa dalla Regione, vi sarebbe un danno irreparabile per la popolazione giovanile, data la previsione del picco dei contagi di fine gennaio in presenza di una bassissima percentuale di vaccinazione sotto i 12 anni. Così si conclude poi il documento della Regione. Le misure previste dall'ordinanza regionale sono equilibrate e proporzionate.